cominciare con dirti da quanti anni appunto esiste la banda da cittadina, però lo posso fare semplicemente perché non hai diretta dal primo giorno tu, ma la diretta appunto il tuo papà. Certo, la banda musicale cittadina compie 45 anni, quindi 45 anni di intensa attività nella città, musica nella città, musica tra le gente, perché la banda non suona soltanto come le orchestre chiuse, suona proprio in piazza, ai corsi, alle vie, e tanti concerti e anche tanti in concerto e anche in parata, quindi la banda è qua sempre accompagnata in questi anni ed è ancora tuttora presente nelle manifestazioni pubbliche, quindi ufficializza tutte le eventi storici, adesso nazionali, e infatti ci sarà il 4 novembre, ci sono stata il 1 novembre, il 2 giugno, il 25 aprile e anche alle ricorrenze e anche i riti religiosi accompagna, infatti anche i santi patroni, Felice Fortunato, 12 giugno, la nostra appunto processione, e ecco, la banda partecipa anche lì. E dietro questa, dietro la banda naturalmente c'è sempre una scuola di musica, perché abbiamo bisogno sempre di ricambio, naturalmente che i nostri giovani intraprendano anche la loro strada, la loro carriera, all'interno iniziano in banda e poi naturalmente tanti, molti più, no? Hanno proseguito gli studi, insomma, quindi adesso sono dei musicisti fermati. E qualcuno ancora suona con noi, qualche altro magari prova qualcosa da suonare, giustamente, è così, quindi abbiamo bisogno sempre di ricambio. Ecco, la nostra scuola di musica è aperta a tutti, non c'è, i nostri corsi di musica non hanno limiti di età, quindi qualsiasi può accedervi. E, sì, e con questa scuola di musica, ecco, che cosa si impara? Si impara lo strumento musicale, sì, si impara a suonare, sì, si impara a suonare da subito, sì, perché questo è importante. E una volta si faceva tanta teoria prima e poi si dava lo strumento, ecco, adesso queste cose sono un po' si è capovolto il meccanismo, perché naturalmente anche i giovani cambiano e le modalità di apprendimento dei ragazzi devono rimanere, devono andare avanti con i tempi, insomma, devono essere adeguate a quelle che sono le modifiche appunto di questi apprendimenti. Ed ecco che infatti si suona subito lo strumento, si sceglie lo strumento musicale, si suona sempre, subito in gruppo, perché la nostra funzione è quella della forza del gruppo, imparare a stare insieme, perché infatti la banda è come una famiglia, una piccola società dove si imparano anche le regole, che sono quelle regole di vita. Adesso avete ascoltato questo brano, il brano musicale, la melodia, quella che esce finale, è il frutto di ciascuno, ciascuno ha la propria posizione, il proprio impegno, la propria partitura, e tutto questo in funzione di un evento, di un risultato comune, che è quello della buona riuscita dell'evento, insomma, dell'armonia, della melodia. Questo è importante, inoltre ognuno deve ascoltare l'altro, non deve andare più veloce, deve andare più lento, quindi deve essere sempre in ascolto all'altro, deve aspettare l'altro, e perché si deve appunto, il risultato deve essere comune, perché altrimenti non funziona, e si vede, infatti si sentono delle incomprensioni. Anche quando noi siamo in parata, praticamente, che stiamo suonando in parata, anche lì dobbiamo, anche con il proprio corpo, dobbiamo aspettare proprio fisicamente l'altro, perché dobbiamo andare a tempo, a passo, quindi quello davanti, quello dietro, quello di lato, quindi è tutto una cornice, tutto un incastro, insomma, che deve essere tutto perfettamente. Se uno non ascolta non riesce a stare in tempo. Quante cose importanti ci stai appunto dicendo, e visto che oggi è la festa appunto del volontariato, poi il risultato finale è quello che la gente deve essere soddisfatta, deve sorridere appunto come stai facendo tu in questo momento. Certo. Come fate a riuscirci sempre? La forza del gruppo, ripeto, perché una persona singola non può arrivare a tanto, cioè nel senso che viviamo in una società, dobbiamo educare anche i ragazzi come a scuola ad essere appunto anche a regole di convivenza civile,
e quindi l'ascolto, l'aspetto, queste cose che sono insomma proprio fondamentali in una società, in una famiglia e anche quindi in un gruppo banda, perché altrimenti senza di queste si va allo sfascio se non si arriva al risultato comune. Senti, quando tu sei giovanissima, ma quando c'era la corrida in televisione, quando suonavano le campane, significava che era andato tutto bene. Quindi l'attestato a te lo daremo a termine mattinata, perché voi sarete itineranti, andrete a trovare, a regalare momenti di festa a tanti da Caserpoda che sono dislocati, e con il sindaco che sta proprio salutando il resto della tua squadra. Quindi nel proseguo di questa domenica. Grazie per tutto quello che fate. Grazie a voi. Amo ugualmente. Senti, questo è un coro storico, perché io credo che la città più bella del mondo, che è Chioggia, debba avere anche un coro che sia allo stesso livello. E voi lo siete da sempre. E il nostro focus di interesse è quello di raccogliere le tradizioni canore locali legate a Chioggia, alla laguna e al territorio limitrofo. Il coro è nato 44 anni fa, il prossimo anno faremo il 45esimo, con questo intento, e c'è alla base, c'è un grosso lavoro condotto dal maestro del coro Loris Piozzo, che ha raccolto dalla viva voce di anziani coristi, di anziani persone che cantavano magari in osteria, ha raccolto una serie di canti, li ha armonizzati per banda, per repertorio popolare, e diciamo così ha iniziato questa tradizione, che vuol dire salvaguardare la tradizione canora della nostra città. Perché quando si canta è un buon segno, è un segno di vita, è un segno di gioia, è un segno di speranza. Poi dal punto di vista associativo credo che Rosella sia riuscita a darci un quadro di cosa significa dal punto di vista. L'attività quindi della nostra associazione è quella di continuare questa tradizione e di svolgere una serie di manifestazioni, di incontri, anche verso il sociale. Siamo stati qualche giorno fa nella casa di riposo di Sottomarina per allietare, per ricordare, per mantenere viva questa tradizione di canti popolari chioggiotti, che caratterizzano la nostra città almeno a livello regionale, ma anche molto oltre. Ecco, voi donate sorriso alle persone, ai veterani, soprattutto alle persone anziane, quando sentono che nel vostro repertorio vengono inserite delle canzoni che vi hanno consigliato loro, e loro dicono: hai visto che adesso stanno cantando anche questa? E a volte partecipano e cantano anche loro, e questo perché è l'elemento più importante. Diciamo la verità, perché sono bravi quanto voi, insomma, ecco. A volte sono anche più bravi. Allora io credo che il Veneto è considerato il paese, la regione italiana più significativa dal punto di vista del volontariato, questo indiscutibilmente. Chioggia sicuramente fa la sua parte, ha un suo ruolo importante. Credo comunque che oggi abbiamo in piazza la parte bella della città, la parte sana, la faccia buona della città, di attenzione, sia per gli aspetti sanitari, sia per gli aspetti sociali, di anziani, sia per gli aspetti di sicurezza, ma anche per gli aspetti educativi, cose legate all'educazione, e culturali. Noi siamo molto legati al mantenere questa tradizione culturale, che consideriamo indispensabile per mantenere le nostre radici e le nostre tradizioni. Siamo una bella città sotto tutti i punti di vista. Io voglio vedere anche, professore, se lo siamo anche dal punto di vista dell'improvvisazione. Per esempio, se io dico adesso me la fate un'altra canzone, un altro pezzo, tu accogli? Ma senz'altro, anzi, cercheremo di fare un canto tradizionale. Vedi che è scattato subito. Sorpresa, parleremo di cose legate alla nostra città.
E allora, via, aggiungiti al resto della squadra, grazie Umberto, e quindi ci prepariamo, siamo in diretta, l'attestato ve lo consegniamo dopo, perché anche voi vi aspettiamo per qualche canzone durante l'arco della mattinata. Siamo pronti? Da 44 anni in ogni occasione con questa eleganza. Ci facciamo una foto? Certo. Una bella foto tutti insieme. La consegna dell'attestato. Dopo firmo. Il diploma. Tutti promossi. Nessuno li mandava. La sessione firmerà. Sul tavolino, sul tavolino. Allora, coro popolare Chioggiota, chi lo consegno? Maestro Loris, facciamo la foto. E la banda musicale di Chioggia.